Italiani, benvenuti in questo nuovo video di Iron Nerd 96. Come sempre, vi invito a iscrivervi qui sul mio canale TikTok, sul mio canale YouTube e sul mio canale Instagram. Dunque, sapete, volevo come sempre, le solite raccomandazioni, vabbè, lo sapete, ma il prossimo mese uscirà Venom The Last Dance e proprio volevo fare questo video per dirvi un po' il mio parere su quanto incasserà questo film, perché è uscito un articolo che la Sony praticamente si aspetta 120 milioni di euro. Il primo Venom mi ricordo che fece 80, il secondo La Fuori di Carnage 90 e devo dire questo qui naturalmente mi auguro che comunque andrà bene, perché nonostante la bruttezza dei film e la bruttezza del personaggio, comunque è uno dei tanti che attira, e quindi apriamo il dibattito. Allora, la notizia, diciamo che sono contento, però dalla stessa parte non tanto, e vi spiego anche il motivo perché. Sapete che il Sonyverse purtroppo è un universo che è sempre andato male e non lo possiamo, cioè l'abbiamo visto con Madame Web, l'abbiamo visto con Kraven, chissà come andrà, ma tutti i film del Sonyverse sono andati male. Madame Web, Morbius, i primi due Venom si salvano, ma comunque pensate che El Muerto, film che doveva uscire nelle sale, è stato addirittura cancellato e bisogna vedere come andrà Spider-Noir su Prime Video. E non dimentichiamoci che i due film animati, forse perché non erano immischiati in questi universi, sono andati bene e mi fa piacere, però vi stavo dicendo che sono preoccupato perché non vorrei che dall'incasso elevato di questo film la Sony prenda coraggio e faccia altri film su Venom o su questo universo. Non è che lo li possono fare, perché pensate, se un film va bene, il personaggio comunque piace alle persone, andranno sicuramente avanti. E detto ciò, vi ripeto, da una parte sono contento perché film che incassano al cinema ci vogliono, ma dall'altra parte non sono affatto contento. Non sono contento perché se dovesse veramente raggiungere il traguardo di 120 milioni, allora lì mi preoccuperei, perché così spingerebbe la Sony ad andare a fare altri progetti di questo tipo, e sinceramente non mi sta bene. Non mi sta bene perché Venom ha bisogno di una nuova riscrittura, ha bisogno di una nuova, non so, appunto, un nuovo lustro al personaggio, perché nei fumetti, sia Venom sia Carnage, ma anche Knull, sono personaggi che hanno avuto a che fare con gli Avengers, sono personaggi che comunque hanno avuto a che fare con Spider-Man, e quindi io lo immaginerei tipo un Venom 4 inserito nel Marvel Cinematic Universe. Anche se, ragazzi, Spider-Man 4, io lo so, molti di voi non vorrebbero sentire queste parole, ma sono convintissimo che appunto Spider-Man 4 si aprirà con la scena post-credit di Venom The Last Dance. Naturalmente, da questo film lo sapete, io non mi aspetto nulla. Mi aspetto un film come i precedenti e dagli spot, ultimi spot che sono usciti, è così, ovvero un Venom molto giogione, un Venom che è un comedy relief dove succedono cose, e devo dire che The Last Dance, secondo me, non è importante il personaggio di Venom, ma ciò che inseriranno all'interno. Quindi diciamo che sono un po' in contrasto con i miei sentimenti. Naturalmente, vi ripeto, sapete che il Sonyverse, per quanto mi riguarda, è un progetto che io vorrei farlo finire e vorrei iniziare casomai delle nuove storie anche con Spider-Man. Sto dicendo che non vorrei che Spider-Man si incontrasse con Venom, ma non questo Venom qui. Vorrei un Venom diverso. Un Venom che, non so, anche il Venom che abbiamo visto ritornare nell'MCU, che è rimasto un pezzettino nel bar della scena di Nuovo Home, quel Venom lì, vorrei, vi ripeto, vorrei che il personaggio passasse a mani competenti, nel senso che a delle persone che sanno cosa scrivere, e rendere il personaggio, sì, sempre non troppo cattivo,
ma non così, perché veramente così è uno spreco, enorme. L'hanno sprecato nel primo film, l'hanno sprecato nel secondo film e lo sprecheranno sicuramente nel terzo film, perché il terzo, vi ripeto, le battute ci saranno tantissime, addirittura nell'ultimo spot Venom dalla testata, come Zidane a Materazzi nel lontano 2000 e 5, quando abbiamo vinto i mondiali. Cioè, veramente, io posso capire che Venom faccia le battute e ci sta, non c'è problema, ma far addirittura dare una testata a Venom, oppure come si è visto nel trailer, fare oppure un sciaffettone, è veramente una cosa che non concepisco. E addirittura negli ultimi spot è uscito il balletto con la signora Cham, che abbiamo visto sarebbe la signora che nel primo film praticamente è quella del tabacchino. E anche lì, ragazzi, io posso capire il tutto, ma pure la gag che Venom gioca alla roulette, ragazzi, ma veramente stiamo dicendo, io posso capire tutto, posso capire la battuta, posso capire il tono del personaggio, ma non in questo modo. Non lo accetto, non lo accetto perché è veramente un personaggio importante nei fumetti. Cioè, Venom dei fumetti è un personaggio che come Carnage ha avuto a che fare con addirittura Thanos. Cioè, ragazzi, i simbionti sono dei personaggi che hanno tantissime sfaccettature, come Knull. Io già mi immagino Knull come verrà utilizzato in questo film. Secondo me sarà utilizzato giusto per, naturalmente non sarà la chiusura del personaggio, e me lo aspetto in Spider-Man 4, come vi stavo dicendo. Però veramente anche lì non immagino che almeno a Knull gli hanno riservato un minimo di attenzione, perché anche lì veramente il personaggio è troppo troppo importante e non vorrei vedere sprecato tutto questo materiale che può dare vita a qualcosa di importante, casomai nelle mani del buon Kevin Feige, perché se lo merita. Diciamo che questa previsione, vi ripeto, io mi auguro che il film comunque sarà visto, perché Venom sostanzialmente è un personaggio che piace alle persone. L'abbiamo visto con Venom 2, che è uscito durante la pandemia ed ha incassato 90 milioni, quindi questo mi auguro che, essendo anche il terzo, quindi la chiusa del personaggio, sicuramente incasserà 300, 120, anche se non di più, non penso 1 miliardo perché non lo so, però sicuramente se il passaparola sarà positivo e diciamo dopo la prima settimana, però boom, sicuramente anche lì secondo me 1 miliardo non sarebbe, non sarebbe, cioè non sarebbe scontato, cioè se non sarebbe scontato, perché anche Deadpool e Wolverine, tutti quanti gli analisti avevano pensato tipo a raggiungere 800, 900, 800, 900, ma non 1 miliardo, quindi vedremo. Ma sinceramente la notizia a me non mi passare tranquillo, non mi passare tranquillo per i motivi che vi ho spiegato. Poi è vero, vi ripeto, molte persone, se parlate, diciamo, con persone che sono nerd, dice che dicono che i film di Venom le hanno apprezzati, anche il trailer gli è sembrato simpatico. Carnage è veramente un villain perfetto, ma ragazzi, per me, per quanto mi riguarda, non funziona nulla, e i 3 film, anzi 2 film con questo che deve arrivare, secondo me hanno, tra virgolette, secondo me, veramente sporcato l'immagine del nostro Venom, perché Venom non è così. E poi anche nel secondo film, quando fa il coming out, veramente anche lì l'ho proprio apprezzato, ma pure le battute che dice nel primo film, questo rapporto di odio e di amore con Tom Hardy, che veramente Tom Hardy, ovvero Eddie Brock, sembra girare questo film veramente scocciato, anche con la sua prova attoriale, perché non l'ho mai visto convinto. Cioè, se voi ricordate Tom Hardy come interpretava Bane nel Batman di Nolan, qui è veramente un attore che secondo me di Venom non se ne frega niente, non lo vuole più fare e si è capito. Chissà se dopo questo film sarà lui a continuare la strada di Venom, ecco qui un parallelismo con Agatha, o sarà addirittura un altro personaggio con un altro attore. Io sinceramente me lo auguro, perché mi aspetto che appunto questo Venom, o addirittura una, come posso dirvi, una rivisitazione, merita tanto, perché Venom è veramente un personaggio enorme, è un personaggio che, per quanto mi riguarda, secondo me potrebbe fare bene, ma non in queste condizioni. Voglio vedere un Venom scritto bene, ci possono stare. Il problema
Non sono, ragazzi, le battute, perché le battute ci possono stare. Quante volte la Marvel in film come anche serie Agatha le ha usate, però bisogna sempre contestualizzare il momento. E sinceramente in Venom 1, in Venom 2 e anche in questo Venom 3 veramente le battute sono troppe e secondo me anche fuori luogo. Perché non dimentichiamoci come Carnage nel secondo film è diventato così, veramente. È assurdo. Se voi leggete il fumetto potete capire che veramente è qualcosa che non c'entra nulla, che non ci azzecca, che è veramente fuori luogo e che non ha senso di continuare a esistere. Naturalmente, ragazzi, io mi auguro, vi ripeto, andatelo comunque a vedere il film, io sicuramente lo andrò e se tocco anche il fango di Venom, perché a me il personaggio non dispiace esteticamente, mi è piaciuto molto anche quello di Tobey Maguire. Del Venom di Tobey Maguire, anche questo io se devo parlare di una questione estetica mi piacciono i simbionti, anche Carnage. Infatti sto pensando di comprarmi anche uno stato di Carnage, però il problema è la messa in scena nei film che non funziona e non me ne volete, ma la Sony è la stessa casa di produttrice che ha fatto il Sonyverse, quello di Miles Morales, quindi se riescono a fare un prodotto come Miles Morales animato dignitoso, non capisco perché in Venom 1, in Venom 2 e quest'altro Venom 3 riescono a, fra virgolette, partorire dei film così orrendi. Perché poi non dimentichiamoci Madame Web, che è stato veramente un disastro, e Morbius, ragazzi, che sono dei film che non hanno senso di esistere e non hanno, secondo me, sono scritti veramente male, con dei personaggi veramente brutti, orrendi, che io sinceramente non voglio rivedere più. Fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Da Aeronet 96 è tutto e fatemi sapere secondo voi quanto Venom 3 The Last Dance incasserà. Ciao!